passa la via della Ninna, che è questa strada che collega gli Uffizi in pratica a Palazzo Vecchio, beh, avrà notato che ci sono degli archi. Archi che sono diversi dal resto della struttura, e sono diversi perché appartengono ad un'antica chiesa che ormai non esiste più, e sono le piccole vestigia che sono rimaste della chiesa che si chiamava San Pier Scheraggio. Ora ne vediamo la storia. La chiesa di San Pier Scheraggio prendeva il nome da Scheraggio. Che cos'era? In realtà era un canale costruito già in epoca romana, infatti questa zona delimitava una delle parti del castrum romano. Bene, questa in epoca medievale poi continua ad essere utilizzato come canale per le acque reflue del quartiere, anzi del sestriere. Infatti Firenze era divisa in sestrieri e poi dopo invece sarà divisa in quartieri, cioè prima era divisa in sei parti, poi invece viene divisa in quattro parti. Bene, ma appunto abbiamo detto, questo canale che sfociava in Arno, dove praticamente oggi arriva la fine degli Uffizi, era un canale delle acque reflue, cioè una sorta di fogna che arrivava fino all'Arno e li scaricava. In questa zona c'era questa chiesa, molto importante questa chiesa. Era una chiesa costruita nel 1065, che siamo proprio all'inizio dell'anno 1000. Questa chiesa è stata ovviamente utilizzata per tanto tempo, poi verrà distrutta in buona parte, quasi tutta, da Cosimo I nel 1650. Per far posto agli Uffizi. Ora attenzione, perché siamo abituati a pensare agli Uffizi come a un posto, a una pinacoteca, a un importantissimo museo di Firenze, ma il nome non lo prendono da questo, lo prendono dal fatto che c'erano gli uffici amministrativi del comune, che rimangono poi quasi fino alla fine del Settecento. Ecco perché Uffizi come uffici, gli uffici dove si amministrava il comune di Firenze. La chiesa di San Pier Scheraggio mostrava la parte frontale sull'attuale piazzale degli Uffizi, quindi le cinque arcate che oggi rimangono e sono visibili con le loro colonne e capitelli corinzi in mattoni in laterizio probabilmente appartenevano al filare delle colonne che divideva la navata a sinistra da quella centrale. Perché? Perché Cosimo, appunto, come ho detto, nel 1560 ne distrugge buona parte per allargare via della Ninna, quella attuale che si può vedere appunto nella ripresa, per avere maggior spazio fra quello che era il Palazzo Vecchio, appunto, e gli Uffizi. La chiesa di San Pier Scheraggio, fra l'altro, conteneva un dipinto molto famoso, un dipinto di Cimabue, una Madonna con bambino, una Madonna che aveva ed ha tutt'oggi un nome particolare, cioè la Madonna della Ninna Nanna. Non per nulla questa si chiama Via della Ninna, perché ha preso il nome probabilmente da questo dipinto che era nella chiesa appunto di San Pier Scheraggio.